C'era una volta una bella bambina che si chiamava Beatrice. Ciao a tutti, sono molto carina. Sei brutta! Sei brutta! Beatrice aveva due fratelli più grandi, Miki. Ti volevo un bene, sì. Ma vieni qua. Adesso ti do io il bacio. Grazie. E Stefi. Beatrice aveva anche una mamma. Anche lei era bellissima. Talmente bella che un giorno le avevano anche dato un premio di bellezza da quanto era bella. Che bello essere bambini. Lo dico al babbo che sono il pronto le camere, le faccio vedere io. Le faccio vedere, basta! È finito! Adesso, appena Miki si sveglia, vi faccio sedere qui, ok? E a parte il fatto che sono io che vi faccio sedere qui ora, siate voi stessi. Cosa c'è? Cosa devo raccontare? Cioè, se devo raccontare quando da piccolo sono inciampato, mi sono sbucciato il ginocchio, ho fatto malissimo, eh. C'è qualcuno che piange? Però, Bea, attenzione a dare giudizi. Non si tratta di Bisogna cercare. confrontarsi e parlarsi, ma forse perché non l'abbiamo mai fatto. Perché non possiamo dire non parlarne, doveva confrontarmi, confrontarci? Tanto problema. Nessuno. Qual è che pensi sia la cosa che ti Il tabù è risponde che, ad esempio, il fatto che il papà fosse violento e ne ha parlato con te la prima volta a questo Salva la vita il Natale. telefono. La vostra parte di torto invece? Papà? Papà? Sono io?